Dimmi, dimmi. Ah, infatti. Basta. Il Covid invece e l'eccezionale lavoro dei comitati e delle associazioni che in tutti questi anni hanno lavorato sul territorio, quindi diffondendo le immagini di un Sarno più pulito, ci hanno dato un minimo di speranza. A quel punto la cittadinanza si è chiesta che cosa potesse fare. Da piccoli commenti su Facebook abbiamo iniziato aprendo una chat di cittadini, e quello che ci siamo detti è che quello che possiamo fare è manifestare. Manifestare attraverso appunto azioni come questa, dove la simbologia è estremamente forte, perché c'è una sveglia che vuol dire ci siamo svegliati, ci sono 10 minuti di silenzio che vuol dire noi siamo qui per ascoltare. Ascoltare le risposte delle istituzioni che a tutti i livelli devono collaborare tra di loro, perché il problema è questo, è una problematica complessa che abbraccia più settori, dai controlli ai completamenti dei lavori, e quindi devono necessariamente concertarsi tra di loro per darci delle risposte. Noi siamo qui per avere delle risposte. E quindi questa, la nostra presenza sarà continuativa, continueremo nei prossimi sabato, perché le persone, cioè le istituzioni, devono finalmente ascoltare la nostra voce, che è una. Noi siamo uniti per il Sarno, perché se non ora, quando? Quando? Una palude che ha portato ad un inquinamento senza livelli. Dobbiamo dire, e i telespettatori lo devono sapere, il fiume Sarno è il fiume più inquinato d'Europa.